Ciao amici gatti e amiche gatte! In una scorsa puntata abbiamo parlato delle caratteristiche del pelo del gatto e vi avevo chiesto se volevate anche un video dove vi parlavo anche della colorazione del pelo o dei disegni del manto del gatto. Sono contenta che abbiate risposto tutti belli entusiasti e quindi eccomi qui a parlarvi di come si forma il colore nel pelo del gatto e quali sono appunto i colori possibili e i vari disegni possibili. È un argomento veramente molto complesso, per cui ho dovuto chiedere aiuto a Valentina, una allevatrice molto brava che ha l'allevamento Terre di Azeban vicino a Torino, che ci aveva già raccontato del Maine Coon in un altro video e ci racconta tutti i segreti genetici della colorazione del pelo del gatto. Vedrete che rimarrete stupiti da quante cose ci sono da sapere. Lascio quindi la parola a Valentina. Ciao a tutti, ciao Elisa. Io sono Valentina, lei è Vesper e ha deciso di farci compagnia in questo video. Allora, vediamo di parlare di quelli che sono i colori del mantello dei gatti. Sicuramente tutti noi abbiamo presente quanti e quali possono essere i diversi colori del mantello e sicuramente l'argomento a un occhio poco esperto può sembrare molto complicato. In realtà si semplifica di molto se, forse lei ha deciso che vuole farsi un giro, bene, ci saluta. Allora, l'argomento si semplifica di molto se noi andiamo a considerare quelli che sono i due pigmenti base del colore del mantello, che sono il nero ed il rosso. A questi due colori base si vanno ad aggiungere tutta una serie di geni che vanno a modificare il colore, che quindi fanno comparire tigrature, che fanno assumere differenti sfumature a tutto il mantello. Il primo gene che vediamo viene definito agouti ed è il gene della tigratura, ovvero fa comparire sul colore sul pelo del gatto un disegno. Immaginiamo per esempio il classico gatto soriano. Noi abbiamo alcune zone che sono colorate con peli colorati uniformemente e altre zone in cui invece i peli appaiono marroncini grigiastri. Questo perché ogni pelo del gatto in realtà non è colorato uniformemente, ma è colorato con una serie di bande. Abbiamo una banda di colore base, nel caso dell'esempio nero, alternata a una banda invece di colore differente. Le tigrature possono essere diverse. In gergo tecnico il gatto tigrato viene definito tabby. Un gatto, per esempio, può essere un tabby mackerel. Nel tabby mackerel abbiamo una serie di strisce verticali che vanno a percorrere, partendo dalla schiena del gatto, che vanno a percorrere tutto il corpo del gatto. È molto semplice da comprendere come esempio se noi pensiamo a quello che significa mackerel in inglese. In inglese mackerel vuol dire sgombro. Se pensiamo alla livrea dello sgombro, ecco, abbiamo appunto il disegno di questi gatti. Un altro modo in cui viene chiamato questo tipo di mantello è tigré, perché fa assumere al gatto l'aspetto di una piccola tigre. Anche la coda del gatto è inanellata, quindi è divisa in anelli che possono essere 7 o 8, e sono anelli abbastanza sottili. Direttamente da questo mantello è derivato il tabby spotted, ovvero immaginiamo di dividere queste linee verticali a trattini. Otteniamo appunto un gatto maculato. Un esempio ottimo per capire come è fatto questo mantello è pensare al Mau egiziano, che è appunto un gatto spotted. Altro mantello molto apprezzato generalmente è il Tabby Blotched o Tabby Classic. In questo caso non abbiamo delle linee verticali che vanno a percorrere il corpo del gatto, ma abbiamo dei cerchi, delle onde. Se guardiamo il gatto dall'alto, partendo dalle spalle e muovendoci verso la coda, possiamo vedere come delle grandi ali di farfalla che vanno a disegnare tutto il mantello. Anche in questo caso la coda è inanellata, ma gli anelli non sono 7-8 come prima, sono leggermente più spessi e sono circa 4-5. Come nel caso precedente, la punta della coda è sempre nera. Ultima tigratura possibile è il tabby ticked, ovvero tutti i peli del gatto sono divisi in bande alternate di colore e questo fa assumere al mantello un aspetto estremamente omogeneo. Un gatto esplicativo in questo senso è l'abissino oppure il somalo. Adesso abbiamo parlato dell'agouti. Cosa fa invece il gene non agouti? Il gene non agouti va a far scomparire le bande di pelo colorato uniformandole con il colore base. Prendiamo ad esempio un gatto brown tabby, quindi marrone tigrato.
Il non agouti sostituisce le bande di colore marrone con bande di colore nero, quindi l'effetto è banda nera, banda nera, banda nera. Quello che noi percepiamo alla fine è un gatto completamente nero. Come mai non abbiamo mai visto un gatto completamente uniformemente rosso? Perché sul rosso il gene non agouti non lavora troppo bene e quindi non è in grado di andare a sostituire tra le bande intermedie un colore effettivamente rosso come il colore base del gatto. Per cui può risultare alle volte complesso stabilire se un gatto sia rosso tigrato oppure rosso solido o self, si può anche definire così un mantello solido. Per stabilire quindi se un gatto sia solido o tigrato bisogna andare a guardare altri dettagli generalmente a carico del muso, quindi bisogna guardare come prima cosa il colore del mento, perché in un gatto tigrato il mento è in genere bianco, comunque molto più chiaro rispetto al resto del muso. Poi bisogna vedere se il gatto ha o meno gli occhialini bianchi intorno agli occhi, in genere presenti in un gatto tabby, quindi tigrato e non invece in un gatto solido. Il contorno del naso in un gatto tigrato è evidente, mentre in un gatto solido il naso, il tartufo ha lo stesso colore, non ha nessun contorno, quindi è colorato uniformemente. E l'ultima cosa che si va a guardare a carico dell'orecchio invece, che è la cosiddetta impronta di pollice, ovvero se noi guardiamo un gatto tabby, la porzione superiore dell'orecchio possiamo vedere come effettivamente l'impronta di un pollice appoggiata sull'orecchio. In un gatto solido questa impronta va a scomparire. Un altro gene che va a modificare il colore del gatto è il gene definito della diluizione, che va quindi a schiarire il nostro colore base. Una cosa che non ho detto prima è che esistono anche degli altri geni che possono andare a modificare il colore nero. Il primo gene è il chocolate e il secondo gene è il cinnamon. Fondamentalmente quello che vanno a fare questi geni è modificare la disposizione di pigmenti sul pelo e quindi riflettono la luce in maniera diversa e noi percepiamo appunto un colore differente. Nel caso del chocolate il nero si trasforma in un marrone cioccolato, nel caso del cinnamon invece il chocolate si trasforma in un colore più aranciato. Il gene della diluizione va a disporre ancora diversamente i pigmenti sui nostri peli, quindi va a schiarire appunto, come ho detto prima, il colore. Noi abbiamo quindi un nero che diventa blu, un rosso che diventa crema, un chocolate che diventa lilac e un cinnamon che diventa fawn. Ovviamente il gene della diluizione si può accompagnare a tutte le tigrature precedenti, quindi noi possiamo avere un blu tabby blotched come possiamo avere invece un crema solido. Altro gene che introduce delle variazioni è il gene del silver e dello smock. Chiarisco subito una cosa perché in genere dà parecchi pensieri. Silver e smock sono lo stesso gene. Siamo noi che assegniamo un nome differente a seconda che il gene si manifesti su un gatto tabby, quindi tigrato, oppure che si manifesti su un gatto solido. Perché il gene silver va a far comparire un colore argentato tra le bande di colore base. Prendendo l'esempio per esempio di un gatto brown tabby, quindi tigrato marrone, quello che noi vediamo è una banda nera alternata ad una banda argentata e quindi il nostro gatto viene definito black silver tabby. Allo stesso modo invece lo smock fa comparire una banda uniforme decolorata, quindi di colore argento, alla base, alla radice del pelo. A seconda dell'ampiezza di questa banda il mantello assume nomi diversi. Se la banda di argento è molto stretta il mantello viene definito smock, se invece il tipping, ovvero la parte colorata del pelo, è un terzo del pelo il mantello viene definito shaded, se invece la parte colorata è soltanto l'ottavo finale del pelo viene definito shell. Allo stesso modo esiste un gene che anziché far comparire dell'argento sul pelo fa comparire dell'oro e viene dell'oro un caldo pesca e viene definito golden, e anche in questo caso possiamo avere dei golden shaded e dei golden shell analogamente al discorso fatto per lo smock. Tutti noi abbiamo anche presente gatti tipo gatto silvestro che presentano guantini o calzini. Anche questa, la comparsa di questo bianco è regolata da un gene particolare, che è il gene della partizione del bianco, e a seconda di quanto bianco che è presente sul mantello, il mantello assume diversi nomi.
Se per esempio il colore bianco è presente in meno del 25% del resto del corpo, il gatto viene definito semplicemente con bianco, quindi noi possiamo avere un gatto con bianco con uno spot sul collo oppure con i guantini e i calzini. Se invece il colore va dal 25 al 50%, il gatto viene definito bicolore. Se ancora aumentiamo la percentuale di bianco e quindi arriviamo al 75%, il nostro gatto viene definito arlecchino, quindi possiamo avere un gatto quasi tutto bianco con una serie di spot colorati. Ultimo caso per quello che riguarda le partizioni di bianco è il van, ovvero il colore è presente esclusivamente sulla coda e sulla testa. Ovviamente tutte queste partizioni di bianco, esattamente come per il silver, come per la diluizione, come per le tigrature, si associano a tutti gli altri disegni. Può essere alle volte complesso stabilire di che colore sia un gatto van, perché soltanto le indicazioni date dalla testa e dalla coda possono non essere sufficienti per capire effettivamente il tipo di tigratura, oppure se il gatto sia uno smoke o un silver. Ultimo colore che è presente nei gatti, diciamo colori base, è il bianco, ovvero il gatto tutto bianco. Questo è un gene a parte che in realtà è un feline, un non colore, ovvero impedisce al reale colore del gatto di manifestarsi. Quindi un gatto bianco nasconde sempre al di sotto un colore diverso, tant'è che molto spesso i cuccioli bianchi quando nascono hanno delle piccole macchioline sulla testa che vanno poi a scomparire con la crescita. Un colore di cui ancora non ho parlato, ma che sicuramente avete visto tutti, è il colore torti, ovvero un mantello in cui coesistono contemporaneamente porzioni di rosso e porzioni di nero, come ci ha fatto vedere la nostra Vesper nella prima parte dell'introduzione del video. Lei è appunto un mantello torti, generalmente è un mantello che possono avere esclusivamente le femmine, perché il gene orange, ovvero dell'arancione, è portato da uno dei cromosomi sessuali X. Nella gatta femmina, dove ci sono due X, quindi possiamo avere un cromosoma portatore di questo gene e un cromosoma non portatore di questo gene, per cui possiamo avere entrambi i colori. Nel maschio invece i cromosomi sono X e Y, quindi o il maschio ha un cromosoma X che porta l'orange oppure ha un cromosoma X che non lo porta. Caso a sé invece sono i gatti con la sindrome di Klinefelter, chimere genetiche o mosaici, che possono avere più di un cromosoma sessuale e che quindi possono avere questo mantello. Generalmente sono sterili, quando non lo sono in ogni caso non riproducono passando alla prole entrambi i colori, ma soltanto uno dei due. Faccio ancora un piccolo appunto su un'altra colorazione molto famosa, che è la colorazione color point o il motivo siamese, anche se non è un colore della razza che allevo io, allevo Maine Coon, non è al momento un colore accettato. Allora, il color point, pensiamo per esempio ai siamesi degli aristogatti, è un colore che si manifesta esclusivamente sulle estremità del gatto, quindi muso, orecchie, coda e arti, mentre il resto del gatto appare tutto bianco. Questo è un gene che è regolato dalla temperatura, ovvero è termosensibile. Il colore appare esclusivamente nelle zone più fredde del gatto, mentre viene inibita il manifestarsi di questo colore dalla temperatura più alta. Il corpo del gatto, che è più caldo, risulta quindi bianco, mentre le estremità che sono più fredde risultano quindi colorate. E questo è il motivo per cui i cuccioli alla nascita appaiono bianchi e man mano il colore va a manifestarsi sulle varie estremità, perché la temperatura dei cuccioli è più alta rispetto a quella del gatto adulto, e questo è anche il motivo per cui il gatto, se d'inverno ama riposare accanto al termosifone, si sbiadisce e si scolorisce, perché appunto questo gene è sensibile alla temperatura. Siamo arrivati al termine di questa chiacchierata sui mantelli dei gatti, in cui spero ovviamente di non avervi annoiati. Quindi vi saluto. Ciao da me e dall'allevamento Terry di Azban. Ciao! Allora, siete riusciti a capirci qualcosa o vi siete persi come me? Valentina è stata veramente brava a parlarci di questo argomento, che come avete sentito è veramente molto molto complesso. Quindi se avete domande scrivetemele, che le girerò a Valentina. Riguardo al colore del manto del gatto, ci sono anche delle curiosità un po' particolari di cui volevo parlarvi, che magari sapete già, ma sono delle cose carine da sapere. Ad esempio, si dice che le gatte tricolori come la mia Lady portino fortuna.
fortuna. Ma anche il maschio tricolore porta fortuna, appunto perché è una cosa veramente rara. Purtroppo invece per il gatto nero c'è la superstizione che porti sfortuna. Ciò è dovuto al fatto che è stato spesso associato alle streghe, al demonio. In realtà il gatto nero si dice portasse sfortuna perché quando giravano le carrozze trainate da cavalli in giro per le città, i cavalli di notte si spaventavano perché non vedevano il gatto, vedevano solo i suoi occhi gialli, quindi i cavalli si imbizzarrivano. Quindi è nato un po' anche questo odio nei confronti del gatto nero. Io veramente sono un po' perplessa circa queste superstizioni e queste dicerie, in quanto amo moltissimo i gatti neri. In realtà in molti paesi il gatto nero è considerato portatore di buon auspicio, specialmente se lo si incontra il primo giorno dell'anno. Ma ci possono essere anche delle relazioni tra il carattere del gatto e il colore del suo manto? Beh, pare di sì. Infatti si parla spesso del gatto rosso o arancione come il più fedele fra i gatti. Un gatto che si accompagna molto volentieri a noi umani ed è quasi considerato un gatto cane. Vari casi ci dicono che è vero, anche la mia esperienza personale con vari gatti rossi, ma anche ad esempio varie storie come quella raccontata nel libro e nel film A spasso con Bob, che se non l'avete visto vi consiglio veramente di vederlo perché è proprio bello. Si dice anche che il gatto bianco con gli occhi azzurri sia sempre sordo, ma in realtà non è sempre così. Dipende anche questo dalle varie combinazioni genetiche e può anche succedere che abbia un occhio azzurro e un occhio di un altro colore. Ma ora ditemi voi di che colore sono i vostri gatti e qual è il loro carattere. Aspetto quindi tutti i vostri commenti. Se volete anche mandarmi le foto dei vostri gatti o farmi vedere come sono, potete anche taggare Micio Gatto su Instagram. Potete taggare sia le foto sia le storie che fate su Instagram, così vedrò tutti i vostri bei micioni. Per oggi è tutto, un abbraccio grandissimo e ciao amici gatti e amici gatte!